Buongiorno cari amici e cari amiche di questo canale, quest'oggi parleremo dell'oroscopo dei transiti planetari più importanti della settimana che va dal 19 al 25 di settembre. Capiremo quindi nella prima parte quali sono i transiti più importanti, dopodiché vedremo segno per segno come sarà questa vostra settimana. Ricordo sempre di ascoltare anche il vostro ascendente, la vostra luna per completare questo messaggio. Allora iniziamo subito con martedì. Martedì avremo secondo me gli aspetti più importanti perché la protagonista sarà Venere, quindi quando Venere è protagonista in una giornata o in alcune giornate devo dire che eh, ci sarà un buon inizio, diciamo che vi, si vi renderà leggermente un po' più affettuosi verso delle nuove storie d'amore o un Modo diverso, un po' più eccitante per affrontare l'attuale storia d'amore. Se siete single, è molto probabile che questo sarà un momento importante perché Venere farà un trigono con Urano. Quindi Venere si trova nel segno della Vergine fino al giorno 26 e, dopodiché, e Urano invece si troverà nel segno del toro, due segni di terra, di conseguenza questo trigono eh, vi permetterà in qualche modo di conoscere persone un po' più serie, un po' più stabili o forse anche la vostra relazione finalmente inizierà ad essere un po' più um, precisa rispetto a quello che è stato fino a questo momento, quindi tra i famosi alti e bassi che avete avuto nelle ultime settimane. Lo stesso giorno però Venere farà un quinconcio con Saturno, attenzione perché questo sarà un momento... Dove c'è bisogno di qualità, e nel senso il vostro rapporto deve iniziare a sentirsi molto più responsabile e anche voi nei confronti del vostro parte avrete delle responsabilità maggiori. E credo che le persone che non sono assolutamente responsabili in questo momento, quindi se state conoscendo qualcuno che vi attrae, ma è un po' fredda, un po' insensibile, magari anche un po' distante. Vero? Credo che vi annoierete o comunque inizierete a dare uh, seriamente un segno di, di non contentezza, diciamo in questo preciso rapporto. Ecco perché, mar da martedì parte questa voglia di conoscere persone serie, persone che hanno voglia comunque di creare qualcosa. Se questo fino a questo momento non è stato con la persona che state frequentando, conoscendo, credo che da queste giornate. Eh, inizierete a pensare che forse non ne vale tanto la pena, anche perché lo stesso giorno il Sole entra, eh, scusatemi, la Luna entra nel, so, nel segno del Leone. Set, eh, il 20, tra il 22 e il 23 di settembre inizia proprio la stagione dell'autunno con il sole che entra nel segno eh, della bilancia quindi un equinozio bellissimo che secondo me vi porterà anche un po' più di equilibrio eh, e sembra quasi che inizierete a chiudere un capitolo per iniziare qualcosa, qualcuno nuovo questo è veramente un bel momento eh, mi raccomando perché L'equinozzo rappresenta proprio l'inizio di una stagione importante dove dobbiamo cercare di ritrovare anche un po' di stabilità, equilibrio, eh, qualcosa che ci permetta in qualche modo di. Vivere al meglio e ricordo anche che proprio lo stesso giorno il Sole si congiunge a Mercurio. Questo è veramente un aspetto molto importante. Grado numero zero, perché Mercurio si trova in questo momento retrogrado e quindi è il momento per delle comunicazioni che diventeranno molto più significative. Ricomponendoci un po' a quello che Venere è stato precisamente qualche giorno prima. Aspettatevi quindi magari anche un, un, un appoggio verso qualcuno della vostra famiglia, fratelli, sorelle o comunque persone molto vicino a voi. A livello lavorativo ci saranno delle revisioni di alcuni progetti e lo farete in maniera molto più eh, equilibrata, determinata, perché in questo preciso momento c'è bisogno di affrontare notizie che possono essere un po' impegnative, ma nello stesso tempo eh, finalmente arrivare a delle discussioni o degli accordi che stavate Ricercando, le trattative potrebbero essere un po' confuse perché Mercurio è retrogrado, ma in questo momento l'aspetto cruciale saranno sicuramente i dettagli. E quindi essere disponibili anche a ed essere soprattutto onesti a rivedere qualche piccolo dettaglio all'interno proprio di questo in questo preciso momento tra l'altro c'è una bellissima stella fissa in questo momento che sarà importante che è Markeb che dona proprio conoscenza educazione, rispetto servizio anche per gli altri sarà veramente molto importante e dopodiché la Luna entra nel segno della Vergine e Mercurio retrogrado proprio lo stesso giorno il 23 entra nel segno della Vergine quindi lascia la retroazione nel segno della bilancia ed entra nel segno della Vergine, rivedere quindi i propri progetti sarà fondamentale. Vediamo un po' il fine settimana come sarà. Innanzitutto, abbiamo sabato una bellissima Venere che fa un'opposizione a Nettuno nel segno dei pesci. Mi raccomando, tutto ciò che riguarda le relazioni e le finanze possono essere un po' offuscate, idealizzate. Ma non saranno proprio così tanto delle grandi delusioni, secondo me vivrete un po' nel, sogno de, nel mondo dei sogni in queste giornate, no? E quindi vi perderete probabilmente ad accettare anche delle realtà che possono sembrare un po' confuse, ma è anche arrivato il momento di capire per quale motivo state vivendo questa confusione, di quale, per quale motivo state vivendo in questo modo così particolare. Ricordo anche che in queste giornate la luna entrerà poi nel segno della bilancia, è giorno domenica, ma di questo ne parleremo sicuramente. E in un altro um, video, avremo la Luna nuova di settembre nel segno della bilancia al secondo grado, dove c'è Giove retrogrado in questo momento e quindi um, farà un'opposizione questa Luna a Giove dove porta. Maggiore felicità, maggiore apertura. E la Luna in questo momento ha, eh, sembra di essere un po' vaga no? nell'eccesso, quindi volete veramente fare di tutto da, lunedì in da domenica in poi. La prossima settimana sarà un momento dove eh, esaminerete anche il proprio comportamento nei confronti degli altri, ma anche il comportamento delle altre persone, perché questa è una luna che riguarda le relazioni e capirete che forse. Ci sono persone che vi possono dare un'opportunità di crescita, sia personale, spirituale e sentimentale. Altre persone che, evidentemente, non fanno più parte della vostra vita, ma questo non deve essere assolutissimamente un problema per voi. Bene, passiamo subito allora dai segni. Io vi ricordo che in basso lascio sempre il tempo, quindi potete tranquillamente vedere il vostro sole, il vostro ascendente e la vostra luna. Cari amici dell'Ariete, per voi questo è un momento molto importante, un momento dove con il cambio del sole il romanticismo entra nella vostra vita e sarà quasi uno stile di vita, quindi assicuratevi di aggiungere un po' più di romanticismo o qualche impegno sentimentale anche nella vostra agenda perché Molto spesso la rete si dimentica della dolce Venere che è il pianeta dell'amore, della bellezza che sta attraversando la vostra sesta casa solare del lavoro e della routine. Quindi questa è una Venere che vi chiede proprio durante questa settimana di iniziare a pensare anche un po' più verso l'amore o le persone che sono vicino a voi. La chiave per sfruttare sicuramente questa energia è permettere a voi stessi di eh, spostare un po' l'equilibrio del lavoro e della vita privata, cercando di iniziare a introdurre anche piccoli appuntamenti o magari qualcosa che sia di vostro piacere piuttosto che limitarvi sempre e soltanto sul lavoro, dato che nell'ultimo periodo avete seriamente esagerato, avete pensato solo e esclusivamente al lavoro. Quindi sarete, secondo me, molto contenti di farlo in questo momento perché è arrivato anche il tempo di eh, questioni di cuore lo dico soprattutto perché il sole si sposterà in opposizione ma come sempre dico non è possibile che la settima casa sia sempre così negativa in quanto sia la casa dell'amore quindi il sole entra nel segno della bilancia dove troverà proprio questo giovane in opposizione al secondo grado che si trova proprio nel vostro segno ecco perché sarà fondamentale iniziare ad introdurre nella propria vita proprio da questa settimana gli aspetti di cuore quindi se siete single per esempio è inutile stare lì a pensare continuamente perché sono single, non mi vuole nessuno, siete anche voi che non vi state muovendo tantissimo, questa è la settimana dove avete proprio voglia di conoscere qualcuno, avete voglia magari di frequentare qualcuno, di riaprire quegli account che avevate chiusi all'interno delle vostre applicazioni, Ecco, rimettevi in gioco anche a livello sentimentale, credo che sarà veramente un aspetto molto importante. Amici del toro, il vero amore sta chiamando il vostro nome in questo momento. Cupido sta facendo piovere frecce su di voi dall'alto dei cieli. Questo perché la dolce Venere, il vostro dominatore planetario, sta danzando proprio come un fiore, diciamo, eh, attraversando uno dei campi più importanti per voi. Quindi quando questa energia si sposta nella vostra quinta casa solare, qui in questo momento, Sarà transitando e soprattutto questo trigono che farà coronare inizio settimana. Questo è veramente vero amore. E quindi mi raccomando, anche voi sarete mh, molto protagonisti per le questioni di cuore, di fertilità. Tutte le questioni in questo momento eh, sembrano quasi che stiano arrivando perché devono crescere soprattutto se siete già in coppia o state frequentando qualcuno. C'è una piccola crescita questa settimana del vostro rapporto. Sentirete. Parole che fino a questo momento non erano state dette, sentirete un rapporto diverso con il partner o con le persone vicino a voi. I single devono sfruttare sicuramente questa energia per trovare delle nuove eh, opzioni. Ricordo che questo è un cielo importante perché anche Venere, insomma, sarà in una casa molto interessante, la casa della Passione. Quindi, scusatemi, la luna nuova che avrete questo fine settimana sarà nella casa della Passione. E questo. Realmente vi potrà finalmente regalare un momento di spensieratezza. Io vi consiglio di abbassare i toni con i partner, di non essere sempre molto battaglieri durante o testardi durante questa settimana e insomma lasciarvi scivolare un po' di più le cose perché questo sarà veramente eh, un momento molto importante anche per frequentare, conoscere, vivere delle persone nuove. Cari amici dei gemelli, abbracciate le comodità della casa perché questo è un momento dove inizierete a trasformare il vostro spazio vitale in un santuario. Quindi sarà importante tutti gli argomenti della casa, quindi traslochi, nuove case, iniziare a decorare probabilmente il vostro spazio con ciò che veramente amate. E Venere che si trova nella casa del piacere, della bellezza, nella quarta casa, parla proprio di qualcosa di domestico, di immobili, della famiglia. Questo è un bellissimo periodo per riprendere in vita qualcosa che è vostro, per esempio, riordinare l'armadio, riaggiustare aspetti eh, della vostra vita molto importanti, è molto importante proprio in questo periodo anche i rapporti con i familiari che sicuramente miglioreranno e questo è veramente un periodo molto importante perché se siete pronti per una ristrutturazione o per cambiare l'arredo eh, avrete proprio quell'estro un po' artistico di cui avete veramente bisogno e di cui voi ne avete proprio tanto sostanzialmente. La quarta casa parla anche di voglia di risistemarsi anche con qualcuno, quindi è possibile che possano nascere dei discorsi di convivenza di matrimonio ovvio il vostro governatore proprio questa settimana entrerà in retrogazione nel segno della vergine che è anche un, cioè insomma, che è un dominio anche del, di mercurio però in questo caso magari se volete fare dei progetti piuttosto ditelo ma non fate dei progetti non date delle date precise o magari dice guarda non me le date date adesso vediamo un poco sicuramente andremo a vivere insieme questo è qualcosa di molto importante perché magari le parole che vengono dette in questo preciso momento possono essere un po' distorte io comunque in questa settimana vi consiglio anche di sistemare documentazioni anzi di rivedere un po' le vostre documentazioni eh, soprattutto se avete bisogno di parlare con eh, avvocati, commercialisti o persone che in qualche modo possono aiutarvi a risolvere qualche piccolo eh, intoppo che è nato durante questo periodo perché i documenti devono essere rivalutati rivisti in maniera molto attenta cari amici del cancro anche per voi devo parlare di cuore questa settimana perché eh, questo è il momento quando parliamo di cuore che sta per entrare in contatto un'anima nuova l'anima di un'altra persona dentro di voi perché Venere, il pianeta della bellezza, dell'arte e dell'amore, sta portando il suo splendore proprio nella vostra casa delle comunicazioni. Questo è veramente un ottimo momento per dire a qualcuno come vi sentite e soprattutto per chiedere un favore a qualcuno o probabilmente chiedere anche forse scusa ad una persona. Gli altri saranno sicuramente molto più recettivi durante questo periodo e saranno soprattutto più ricettivi eh, ai vostri pensieri, alle vostre idee, ai vostri sentimenti. Avete sempre le parole perfette. Questa sarà la settimana. Per parlare, mandare messaggi, condividere. Credo che proprio attraverso i social, attraverso questo mondo virtuale, qualcuno del cancro finalmente potrà. Ehm, capire qualcosa del proprio compagno o della propria compagna, conoscere qualcuno nella propria vita, ehm, vivere probabilmente una storia con, anche a distanza con una persona nuova, possono esserci dei post, eh, può, qualcuno può postare delle poesie, delle canzoni e se dite ma chissà se l'ho fatto per me vi posso assicurare che sarà sicuramente per voi eh, quella canzone, quella poesia che sarà molto importante, delle parole abbastanza forti e dovete essere in grado cancro sicuramente anche di gestire un'energia particolare siccome il terzo il terzo campo rappresenta mercurio le comunicazioni e anche il lavoro se dovete firmare un contratto io vi do solo un consiglio di leggerlo attentamente perché potrebbero esserci delle clausole de, o dei piccoli delle piccole parti che Forse non vi stanno tanto bene. Mi raccomando, non accettate tutto e se dovete dire qualcosa ad un cliente perché non vi sta bene una determinata situazione, fatelo tranquillamente e arriverete ad un accordo. Cari amici del leone, trasforma la tua vita in un impero d'oro. Ecco, questa è proprio una frase che ho letto poco tempo fa e c'è la necessità proprio di ehm, veramente riguardare molto attentamente anche le questioni finanziarie. Lo sto già dicendo che settembre, se non avete ascoltato l'oroscopo, io l'ho lo, lo, lo scritto, l'ho lasciato proprio sulla mia, sul mio canale YouTube, eh, presto potrebbero piovere su di voi eh, veramente monete d'argento e d'oro, eh, nel senso che Venere in questo momento, il pianeta comunque dell'attrazione e anche del profitto, è un po' un magnete della vostra seconda casa che riguarda proprio il vostro reddito, le vostre risorse e i vostri beni. Quindi, questo è il momento ideale non solo per portare più ricchezza a voi, ma anche per cercare nuovi splendidi eh, modi per, o oggetti per, che potrebbero magari riprendere vita per esempio se avete degli hobby eh, che in qualche modo avete tralasciato e siete sicuri che con quegli hobby potete tranquillamente fare qualcosa di importante eh, o magari guadagnarci ecco questo potrebbe essere veramente il momento dove concentrarvi perché um, veramente potrebbero nascere delle grandi occasioni a livello eh, economico molto molto utili quindi concedetevi l'opportunità di iniziare a creare qualcosa perché questo è il momento leone dove finalmente potete eh, attingere delle risorse economiche anche da qualcosa di importante la seconda casa è anche la casa della stabilità o delle mh, questioni materiali quindi se avete bisogno di regalarvi qualcosa a voi stessi no? Vedete qualcosa che vi piace, concedetevelo perché ve lo meritate. Cari amici della Vergine, innanzitutto tantissimi auguri soprattutto per coloro che in queste ultime giornate del Sole nel vostro segno faranno il compleanno. Però io devo dirvi una cosa, voi dovete sapere che siete belli dentro e fuori. Avete una luce molto speciale che tutti gli altri adorano, soprattutto quando Venere in questa settimana, la dea dell'attrazione e del piacere, sta rotolando proprio nella vostra prima casa solare dell'identità e del vostro proprio segno zodiacale questo quindi è un periodo molto importante dell'anno per rinnovare il vostro guardaroba per iniziare una nuova routine fisica eh, trovare magari un nuovo look che potrebbe farvi diventare sempre molto più attraenti gli altri rimarranno veramente incantati dal vostro estro dal vostro modo di essere e l'amore veramente potrebbe essere dietro l'angolo proprio questa settimana soprattutto all'inizio quando farà Venere nel, nel vostro segno un trigono di terra con Urano in toro e questo wow, questo veramente potrebbe farvi vivere delle giornate molto importanti con qualcuno che già avete quindi andare oltre ad un confine superare un piccolo ostacolo o addirittura se siete single farvi conoscere qualcuno di molto interessante grazie al fatto che vi sentite molto più sicure del solito, avete sicuramente molto più voglia e più uh, forza in vostra personale, una grande autostima che vi permette di raggiungere qualcosa di molto importante. La Luna Nuova si troverà anche in un aspetto molto importante perché quando cade in questa dodicesima casa fa aprire dentro di voi aspetti molto importanti eh, nel senso che eh, qualcuno finalmente sentirà la necessità di riscoprire qualcosa che aveva abbandonato dal passato quindi aprite quel cassetto per quanto possa essere delle volte anche un po eh, insomma ci possa essere un po di paura nell'aprire qualcosa del vostro passato ma riprendetelo perché potrebbe veramente essere o ritornare a far parte della vostra vita, una persona, una situazione, un lavoro, un hobby, qualcosa che vi possa portare finalmente qualcosa, una piccola novità nella vostra vita. La dodicesima casa è anche molto trascendentale, quindi io vi consiglio anche di introdurre nella vostra vita tecniche di autoguarigione o addirittura molto più spirituali. Cari amici della bilancia il sole si sta per avvicinare al vostro segno, quindi tantissimi auguri a tutte le persone che faranno il compleanno nei primi gradi del sole, proprio Mercurio retrogrado nel vostro eh, segno lascerà questa settimana la retrograzione. Quindi vi sentirete molto più rilassati, sicuramente del solito. E, e nello stesso momento avremo anche questa posizione di Giove in questa luna nuova che cadrà proprio nel vostro segno. Quindi tanto questa settimana devo dire che sarà una settimana piena di eh, energie cosmiche io però vi posso dire che dovete concentrarvi sull'amore per voi stessi e soprattutto su qualche coccola in più. Quindi il vostro dominatore planetario Venere è, mh, gira proprio a porte chiuse nella vostra dodicesima casa solare, quella della privacy, quindi è un momento diciamo un po' importante per farsi fare, eh, per, per, per regalarsi, probabilmente per nascondersi dietro a qualche situazione e anche per rilassarsi, quindi a, a, assorbite un po' il piacere della vita, Guardate attentamente, distaccatevi probabilmente da situazioni molto pesanti e devo dire che il vostro corpo e il vostro uh, spirito in questa settimana gioveranno proprio del fatto che sentite questo benessere ma fuori dalla portata delle altre persone. Non c'è momento migliore per trovare la bellezza nel silenzio in, questo, in questa settimana, nel non dire le cose, nel dire ma sì, tanto lo so che alla fine sarà come dico io, di essere sicure di voi stessi. Questa dodicesima casa può portare qualche piccola comunicazione con il passato, con persone che magari non fanno parte, che non fanno più parte della vostra vita, e il fatto che voi riuscirete in qualche modo ad allontanare queste persone, a dire basta ad una situazione vi farà sentire. Molto più forti di prima avremo una bellissima luna nuova a fine settimana nel vostro segno. È il momento di partire con una vita nuova. Ne parleremo di questa luna soprattutto per voi perché sarà nel primo segno nel vostro, nel vostro segno zodiacale e soprattutto avrete anche un bellissimo inizio con il sole nella vostra. Nel vostro segno, quindi devo dire che questo è un momento importante per il vostro benessere personale. Concedetevi magari qualche momento di privato, per esempio un massaggio, una spa, un momento vostro di sicurezza proprio personale perché ne avete veramente bisogno cari amici dello scorpione devo dire che questo è un momento di grande popolarità per voi, inizia per voi un periodo molto importante forse è arrivato il momento anche di aiutare le persone intorno a voi per, eh, perché avranno proprio bisogno, avranno bisogno del vostro consiglio, del vostro modo di essere della vostra simpatia o anche delle parole giuste un po' fredde o dure come siete fatti voi nel dirlo alle altre persone venere il pianeta del della attrazione della gioia sta mh, la, danzando proprio nell'undicesima casa solare delle amicizie, della comunità, degli incontri online, tutti saranno molto entusiasti di entrare a contatto con voi, quindi godetevi gli eventi, le riunioni di networking oppure eh, provate un'applicazione di incontri o um, organizzate magari degli incontri se siete a ricerca di, di un amore. Questo è un periodo dove il legame con gli altri sarà come una seconda natura per voi stessi. Strano per un, per un segno come il vostro, soprattutto nell'ultimo periodo. però da questo momento inizia veramente un una grandissima opportunità, quella di vivere delle grandi emozioni. Tra l'altro, tutto si sposterà nella vostra dodicesima casa e il Sole, la Luna Nuova e anche poi vedremo più in là Venere. Vi stanno chiedendo di affrontare delle realtà personali che avete un po' tralasciato nell'ultimo periodo. È arrivato il momento di. Frequentare persone nuove, di credere nuovamente nell'amore, di essere predisposti a conoscere qualcuno in questo preciso momento, perché credo che sia la cosa più importante per voi e ne avete veramente bisogno in questo momento. Cari amici del Sagittario, mostrate al mondo come potete essere gloriosi in questo momento, specialmente in una coppia di potere, perché Venere, il, nostro, il pianeta, insomma, dell'attrazione e dell'adorazione. E appollaiato proprio sul trono della vostra tredicesima casa dei risultati diciamo così in questo momento il mondo vi osserva mentre vi alzate e vi fate un po' strada da soli se siete single cercate di eh, unire con qualcuno in alto del, del vostro potere cercate di che potreste proprio in, in, incantare qualcuno proprio per il vostro potere la vostra fama il vostro denaro Devo dire che questo è un momento molto importante per il Sagittario dove sta vivendo delle grandi esplosioni di vitalità, forse anche delle rinascite. Se avete avuto l'occasione proprio quest'estate di far strada, far, far dare vita ad una nuova strada, è stato il momento perché Giove era in ariete mh, diretto e vi stava dando una grande potenza proprio nella vostra eh, casa nona, quindi uscire da queste zone di comfort che molto spesso sono veramente molto difficili da fare. È arrivato il momento adesso di eh, gridare al mondo quanto valete. Concentratevi però di più sul lavoro questa settimana perché avete bisogno di ricomporre probabilmente di alcune spese che avete avuto in passato o ritrovarvi insomma in qualche modo anche a fare dei piccoli cal calcoli a livello finanziario molto importanti. Se state cercando lavoro per esempio questa potrebbe essere la settimana ideale per farsi conoscere. Cari amici del Capricorno, concentratevi su esperienze piacevoli che aprono il vostro spirito, spirito e incantino anche un po' la vostra mente. L'universo vi sta chiamando, Venere, il pianeta della bellezza e del piacere, sta danzando proprio nella vostra nona casa solare dell'espansione, dell'avventura e delle Zone di comfort che devono essere rilasciate. Questo è il momento ideale per entrare in contatto anche con la propria spiritualità o con una persona, con un amante a livello mentale oppure per visitare delle mete lontane che avete sempre voluto esplorare. Questo è veramente un momento importante per il Capricorno dove finalmente riuscirete a ritrovare anche un po' quella spensieratezza nel vivere qualcosa di importante ricordo che in questo preciso momento abbiamo a che fare anche con eh, una grande opportunità quella di rivalutare aspetti della propria casa no perché il sole eh, avremo una luna nuova nel segno della bilancia tutto si stanno spostando in questo aspetto della vostra vita quindi da un lato abbiamo una bellissima venere che vi sta chiedendo di espandere Dall'altra invece abbiamo una grande opportunità, quella finalmente di vivere delle grandi emozioni a livello lavorativo e anche della vostra famiglia. Quindi Giove nel quarto campo vi sta chiedendo di rivalutare aspetti molto importanti a livello di quattro mura, famiglie, radici. De, radici e nell'altro lato avremo eh, il Sole che entrerà nel segno della bilancia, quindi tutti i segni cardinali nel vostro decimo campo. Delle nuove avventure lavorative verso fine mh, di questa settimana o l'inizio della prossima settimana, settimana saranno molto importanti. Perché eh, da questo momento partono o riparte finalmente qualcosa che avevate tralasciato. Da molto tempo. Cari amici dell'acquario, la parola d'ordine in questa settimana sarà sicuramente intimità. <ride> Unirsi a un altro sarà come una magia. A un'altra persona, ad un partner sarà veramente una grande magia. Venere, il pianeta proprio dell'attazione del, del piacere, questa settimana farà eh, un bellissimo trigono con Urano nella vostra ottava casa. E questo trigono ah, rappresenta proprio la sensualità che sarà esattamente ciò che desiderate, quindi avventure, sensualità, passione, contatto con qualcosa di poco conosciuto. Anche le coppie probabilmente godranno di questa energia in modo molto più potente, è un periodo ideale per valutare proprio i vostri bisogni più autentici in qualsiasi tipo di... Partnership che vi appaga. I single dell'acquario possono concentrarsi proprio sulla stesura di una lista di caratteristiche che vogliono che il loro futuro amante abbia eh, con sé. E devo dire che questo è un momento molto importante anche perché avremo a che fare con delle comunicazioni interessantissime. Cambierete anche un po' il vostro registro, cioè avrete voglia veramente di comunicare con le persone in maniera completamente diversa. Perché ve lo dico? Perché questo è un momento importante dove eh, riuscirete in qualche modo a ritrovare un po' quella sorta di spensieratezza che avevate bisogno. Ci saranno ben sole e no, luna nuova nel vostro nono campo, quindi aprite un po' eh, gli orizzonti perché questo potrà essere veramente il momento dove eh, riuscirete finalmente a um, lasciare andare qualcosa del vostro passato, perché vi dico di più, il Sole e la Luna nel vostro nonno campo vi stanno proprio dicendo di aprirvi nuovamente a delle nuove esperienze. Quello che succede all'acquario è che non può rimanere troppo tempo nella stessa situazione perché è un po' impaziente come segno, quindi finalmente avete un attimo una ventata di novità che stavate aspettando anche da molto tempo. I lavori con l'estero o con situazioni lontane da voi saranno sicuramente molto importanti. Cari amici dei pesci, eh, questo è il momento di armonia no? che in qualche modo benedirà un po' le vostre relazioni, perché Venere sarà un tempo un po' dove dovete danzare con questa Venere che si trova nel vostro settimo campo e non è sempre una Venere in opposizione, è una Venere che in qualche modo vi sta indicando anche a vivere delle emozioni molto importanti. Quindi cosa succede in questo caso? I pesci hanno delle grandi occasioni, no? Dare finalmente un significato a qualcosa di importante, concentrarsi magari sulla generosità e restituire magari questa energia a qualcuno. Questo è un momento dove vibra la vostra settima casa con una Venere che vi sta invitando a delle relazioni, non a rimanere chiusi. Inoltre il sole e la luna nuova di questo fine settimana entreranno nel vostro ottavo campo. Se proprio volete, lasciatevi andare anche con un po' di passione. Nel senso, qualcuno magari da troppo tempo che non vive delle passioni vere e proprie, lasciatevi andare, chi se ne frega, ricomporre il proprio corpo, risentire il proprio corpo in questo momento. Può rappresentare per voi anche una sorta di rinascita. A livello lavorativo, potrebbero esserci finalmente dei risultati o delle risposte su alcuni debiti o alcuni soldi di cui st che stavate aspettando. Quindi mi raccomando, mettetecela tutta perché questa è una settimana sicuramente vincente. Ciao, grazie a tutti e buona settimana!